Sul Topolino numero 3580, grazie a una nuova serie Piccologia, Pico De Papperis torna protagonista nel suo ruolo originale. Il personaggio, infatti, Ludwig von Drake, questo è il nome originale, aveva esordito nel 1961 all'interno della serie Walt Disney's Wonderful World of Colors, una serie televisiva in cui venivano presentati i corti animati disneyani. A presentare i vari corti c'erano Walt Disney stesso, affiancato appunto da Pico De Papperis, che ovviamente faceva la voce, diciamo così, scientifica. D'altra parte, Disney ha sempre avuto un occhio di riguardo verso la divulgazione della scienza tramite i suoi corti animati. In particolare, all'interno di questa serie, a un certo punto si stabilì che Ludwig von Drake era in realtà il fratello del padre di Paperino. E Paperino non aveva preso il cognome del padre von Drake, ma quello della madre Duck, semplicemente per motivi, diciamo così, di fama o di spettacolo. Questa cosa venne in qualche modo anche recepita pure dai fumetti, dalle strisce quotidiane, quelle realizzate da Bob Carpe e Altaliaferro. Infatti molte di esse, sia i nipotini sia Paperino, si rivolgevano a Pico come zio Pico, Uncle Ludwig. La cosa però poi nel corso del tempo si andò a perdere ben prima dell'arrivo di Don Rosa con la sua saga di Paperon dei Paperoni e in particolare con l'albero genealogico dei Paperi. Torniamo però alla storia. La prima storia, La determinazione di ferro di Madame Paperi, realizzata da Giulio Gualtieri e Roberto Bian, ci presenta la serie con i suoi protagonisti. Abbiamo Pico De Papperis, affiancato come in altre serie dal buon Newton Pitagorico, che sarà anche copresentatore della trasmissione, e ovviamente la regista e gli attori che lavorano tutti per la classica produzione dei Paperoni, quindi ristrettezze economiche a non finire. Non a caso, infatti, gli attori coinvolti saranno Paperino, Paperina, Battista, lo stesso zio Paperone. D'altra parte anche la regista è in parte abituata alle ristrettezze economiche, avendo dovuto realizzare una trasmissione che già, se vi dico il titolo, capite che è una trasmissione molto di nicchia, X-Tractor. In effetti, vedendo questa vignetta, mi sono chiesto: ma Gualtieri conosce per caso il canale YouTube del padre di una mia amica? Se mi ricordo ve lo lascio in descrizione. Nelle pagine iniziali Gualtieri e Vian ci tengono a raccontarci come si sviluppa dal punto di vista tecnico la trasmissione Picologia. Tutto si svolge tramite il Green Studio. Gli operatori infatti ritraggono Pico e Newton che si muovono all'interno di uno studio completamente vuoto con delle pareti verdi alle loro spalle e aggiungono subito, immediatamente, sullo schermo dietro di loro le ambientazioni digitali. Più o meno, anche se non esattamente con questa stessa precisione, proprio quello che facciamo noi con molte delle dirette sul canale YouTube di EduInaf. Certo, non arriviamo a quei livelli, però effettivamente questa è una cosa che si può fare con una spesa non eccessiva. Ovviamente in questo caso la regista non ha voglia di risparmiare poi tanto, perché ci tiene a questo programma, programma che in effetti non può che far pensare ai programmi prodotti e proposti agli spettatori sin dai lontani anni 80 dalla buon Piero Angela, in particolare a tutta la serie di speciali Super Quark che erano interamente ambientati o quasi interamente ambientati in studi virtuali, cosa che effettivamente si è portata dietro anche il figlio Alberto nel corso degli anni. Andiamo però adesso a vedere quali sono gli spunti scientifici e biografici inseriti da Gualtieri nella sua storia e ovviamente il nostro obiettivo è cercare di confrontarle con quello che in realtà è veramente accaduto nella vita di Madame Curie, il personaggio dietro Madame Paperi. Mm.
La storia in questo caso inizia dalla fine, cioè quando Madame Papery sta aspettando dei finanziatori per ottenere dei fondi per il suo istituto di ricerca. Ed effettivamente Madame Curie, Marie Curie, nella parte finale della sua vita fondò un istituto di ricerca che venne in parte finanziato dall'Università della Sorbona e che ovviamente in parte dovette ricevere fondi anche da finanziatori privati. Dopo questo prologo passiamo poi subito a quando Marie Curie studiava all'università. Vengono saltati i primi anni che comunque sono stati, diciamolo, piuttosto complicati per la giovane Marie Curie e veniamo subito introdotti al momento in cui Marie conosce Pierre, che nella storia è interpretato da Paperino, così come Madame Papery è interpretata da Paperina. Notiamo subito che il buon Pierre è una persona, per quanto abile e brava dal punto di vista scientifico, anche piuttosto distratta, ed è un elemento, una piccola sottigliezza molto importante, interessante, perché sì, da un lato ci fa riconoscere l'attore che sta interpretando Pierre, ma dall'altro ci fornisce un elemento che ovviamente Gualtieri e Vian non possono inserire nella storia, un elemento legato alle circostanze che purtroppo portarono alla scomparsa di Pierre, deceduto a causa di un incidente stradale, venne investito da una carrozza. È interessante comunque come i due autori siano riusciti perfettamente a rappresentare quanto Marie e Pierre fossero due scienziati molto affiatati, ma anche due persone innamorate profondamente l'una dell'altra. Inoltre, le scene ambientate nel loro laboratorio hanno colto perfettamente anche le difficoltà con cui portarono avanti la loro ricerca. In particolare, la prima ricerca, quella con cui vinsero entrambi il premio Nobel per la fisica nel 1903 per la scoperta della radioattività, scoperta che fecero insieme con Henri Becquerel. In effetti la prima osservazione della radioattività è da far risalire proprio Becquerel. Marie e Pierre in realtà verificarono in pratica e ovviamente anche migliorarono le osservazioni iniziali di Becquerel. Successivamente nel 1911 la Curie vinse anche il premio Nobel per la chimica, in questo caso per la scoperta di due nuovi elementi della tavola periodica, il radio e il polonio. È interessante come viene enfatizzato proprio nel momento dell'assegnazione di questo secondo Nobel uno degli obiettivi di Marie Curie, che pensava dovesse avere la scienza, quello di salvare vite. E in effetti lei, durante la prima guerra mondiale, cercò di sfruttare la sua scoperta, quella della radioattività, proprio per dare una mano ai medici per poter realizzare delle diagnosi migliori e quindi curare meglio i feriti. Una delle cose che Gualtieri ovviamente non ha potuto inserire oltre alla morte di Pierre fu anche la relazione per un po' di tempo clandestina che Marie ebbe con Paul Langevin, che era stato studente del marito Pierre e che quindi era più giovane di lei. Però oltre alla differenza di età era grave anche il fatto che Langevin in realtà era sposato con quattro figli. Scoppiò uno scandalo perché ovviamente quelli che avevano sentore che la Curie potesse vincere un secondo Nobel cercarono in tutti i modi di influenzare politicamente la scelta del premio, cosa che per fortuna non successe. Consideriamo che perfino Albert Einstein scese in campo per proteggere la Curie. La cosa che però i giornali non dissero mai fu che in realtà il rapporto tra Langevin e la moglie era praticamente finito già da diversi anni e quindi era più che normale che alla fine due persone che avevano tra l'altro ricevuto da poco un lutto tremendo con la morte di Pierre non potevano fare altro, avendo questo elemento in comune che scompare, avvicinarsi una all'altra. Questa mi sembrava comunque una bella storia da lanciare come spunto qui nel video, anche perché in realtà nell'articolo di approfondimento di Francesca Grati questo piccolo dettaglio non viene raccontato, mentre altri invece sì. Incluso il fatto che Marie e Pierre ebbero una figlia, Irene. La cosa curiosa è che Irene, che sposò Frédéric Joliot,
anch'egli chimico, fu, insieme proprio con il marito, vincitrice del premio Nobel per la chimica nel 1935, diventando di fatto la seconda coppia sposata a vincere il premio Nobel dopo i genitori di Irene. Tra l'altro, altra cosa curiosa, il marito non impose il cognome alla moglie, ma prese egli il cognome della moglie. Infatti la coppia è nota come Joliot-Curie. In questo caso c'è in realtà l'elemento di delusione un pochino più grosso, perché nella parte finale, quando si vede una papera che frequenta l'istituto di ricerca di Marie Curie, a un certo punto questa inciampa proprio come Pierre all'inizio della vicenda. E lì ho sperato che forse Gualtieri avrebbe inserito Irene proprio come figlia, magari, di Pierre e Marie. La cosa però non si è rivelata corretta, perché era semplicemente appunto uno dei tanti ricercatori che frequentavano l'istituto Papery. Credo che in un certo senso questa sia un po' un'occasione mancata, che in qualche modo anche figlia del fatto che non si è voluto rispettare, in questo caso, la verità storica, che ripeto però è stata ristabilita dall'articolo di Francesca Agratti sul fatto che Pierre e Marie erano sposati. Infatti nella storia dei due personaggi disneyizzati questi sono semplicemente fidanzati e compagni di ricerca. Ultimo dettaglio interessante poi è la spiegazione del funzionamento della radioattività dei nuclei tramite una giostra. In questo modo, con questa immagine molto particolare, sebbene questo conduca a una visione dell'atomo non esattamente corretta, per avere una visione corretta bisogna aspettare la versione che ne esce fuori da uno studio approfondito dell'equazione di Schrödinger, fa capire come un nucleo fondamentalmente è radioattivo quando è in qualche modo instabile, ovvero il contenuto del nucleo tende a perdere pezzi, e questo perdere pezzi trasforma il nucleo da instabile a stabile. Il problema è che in questo processo non solo neutroni a perdersi, ma anche protoni, e quindi di fatto il nucleo diventa quello di un elemento diverso. In un certo senso un po' come la trasmutazione degli elementi alchemica, che secondo gli antichi alchimisti sarebbe dovuta avvenire con la fantomatica pietra filosofale, che non serviva solo a trasformare il ferro in oro, ma appunto fare la trasmutazione degli elementi. Arrivati a questo punto direi che possiamo chiuderla qui, anche perché molte delle cose che in realtà si possono ancora dire su Marie Curie, e che ovviamente, giustamente, Gualtieri non ha raccontato, altrimenti ci sarebbe voluto un intero numero di Topolino, conto di riassumerle nel modo migliore possibile in un video invece più lungo all'interno della serie di ritratti, ma questo succederà ancora più avanti nel tempo. Per cui, arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!